È stata davvero una piacevole serata quella proposta ieri, 16 giugno 2018, su Rai 1 per quanto riguarda lo spettacolo intitolato Cavalli di Battaglia. Un programma che ha continuato e continua a affascinare il grande pubblico, che vede come protagonista, come mattatore, il simpatico Gigi Proietti, che propone diversi sketch comici che fanno davvero tanto divertire. E nel corso della serata di ieri, 16 giugno, il padrone di casa Gigi Proietti, affiancato da Paolo Bonolis, ha voluto proporre a sorpresa il famoso sketch delle 10.000 lire, che già fu proposto quando era in vita il buon Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018. La scenetta non è passata inosservata, anzi ha riscosso un certo fascino, un certo clamore in termini di persone che l'hanno potuta apprezzare, l'hanno potuta vedere, l'hanno potuta godere a 360 gradi. Tra i principali capisaldi della comicità italiana era stata recitata dai tre personaggi in questione, quindi Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis e Gigi Proietti, nell'edizione dell'anno scorso, 2017, quando ovviamente ancora era in vita il buon Fabrizio Frizzi. Ecco, l'emozione è stata garantita pienamente, la simpatia, la finalità dello sketch si è percepita più che bene e soprattutto i telespettatori della TV italiana hanno apprezzato quel momento di pura ironia che si è venuto a creare, pur però con la mancanza di quel simpatico personaggio che è Fabrizio Frizzi e che vi ricordo che è morto appunto il 26 marzo 2018. Ringrazio per la visione tutti, per la visione e per l'ascolto tutti. Iscrivetevi se volete commentare, datemi una vostra opinione dello sketch sulle 10.000 lire che in qualche maniera ieri hanno voluto riproporre, purtroppo con la mancanza di Frizzi che è morto il 26 marzo 2018. Grazie ancora, un salutone e al prossimo video da Narratore Italiano.